stock quando vince la tradizione. Tutto il calcio minuto per minuto. Conta. Sono già cominciati o stanno per iniziare i secondi tempi delle partite, per cui saremo brevi con il preambolo. Desideriamo solo ricordare che la trasmissione, anche quest'anno, il 14esimo per la cronaca, conserva in linea di massima immutata la sua impostazione tecnica. Stiamo per collegarci con San Siro per Milan-Bologna, Cagliari per Cagliari-Lazio, Torino per Juventus al Cesena, Napoli per Napoli-Torino, Roma per Roma-Fiorentina. Per i soli risultati dei primi tempi, a voi San Siro. Milan 0, Bologna 0, a voi Torino. A Torino Juventus 1, Cesena 0, a voi Napoli. Se ancora 0-0 fra Torino e Napoli, a voi Roma. 0-0 tra la Roma e la Fiorentina, a voi Cagliari. Cagliari 1, Lazio 1. Batte la linea. I cenni di cronaca, linea nuovamente a San Siro. Giornata molto calda e ventilata, dirige Francesco, spettatori 90.000. Lancia in avanti. Snelling di testa respinto. Pallone deviato in calcio d'angolo. Parte ancora il tiro ad alta parabola. La respinge ancora la difesa del Milan. Perani mantiene ancora il possesso della palla, poi la tocca al centro, Castivelli tocca il tiro, para Pulisini. A voi Roma. All'Olimpico 0-0 tra Roma e Fiorentina, giornata semplicemente stupenda, sole pulito e freddo, circa 65.000 gli spettatori, l'arbitro è Picasso. Antonioni, un tiro, attenzione, attenzione, scusa Enrico, e la Fiorentina è in vantaggio. A voi San Paolo. Braglia, al quale serve il pallone in questo istante. Saboldi, devia oltre la linea di fondo e quindi in calcio d'angolo. Parabola, c'è un attimo di mischia, tiro direttamente a rete ed è gol. È Napoli, il Napoli è passato in vantaggio. A voi Torino. Vai Enrico. Sì, d'accordo, ecco, siamo al 20esimo della ripresa. In avanti verso Anastasi, parte un tiro, palla sul fondo per 1-0 per la Juventus. A voi Cagliari. La giornata primaverile con temperatura mite, spalti gremitissimi, incasso record oltre 140 milioni. E via allora Napoli. Il Torino continua a cercare di recuperare il risultato, ma attacca spesso disordinatamente. Invece il tiro si distende e blocca. A te Ferretti. La partita è molto bella, il ritmo addirittura accentuato rispetto al primo tempo. Antonioni. Viene fermato Cordova. Di Bartolomei. Piccinini. Niente di fatto, voi Cagliari. Palo laterale, Domenghini, Brugnera, li mette verso il centro, Gori, e il tiro è rete, rete di Bobo Gori, messo a segno. Voi Roma. Qui è lo studio, nulla di nuovo da segnalare dagli altri tre campi della Serie A. A voi Roma. Siamo al 38esimo per la Fiorentina, conduce sempre per 1-0, un contrattacco della Fiorentina, parte il tiro impreciso. Ecco il Cesena che cerca di muoversi all'attacco. Viene bloccato nella sua azione da Gentile. Poporetto. Salvatore. Lungo lancio in avanti. Per Pettega. Chi avanza sta per entrare in area. Parte un tiro, rete, ha segnato il Juventus con Bettega. Attenzione, attenzione, sì. Raddoppio della Juventus. Che è stato uno dei più attivi e uno dei più bravi in campo, ha meritato di segnare questa rete. Punizione comunque in favore del Napoli. Tiro direttamente a rete. Che va al raddoppio per gli azzurri. A Meri ti cedo la linea sino al termine, vai Enrico. Ecco intanto ancora Lazio che si porta in attacco. Forse l'ultimo attacco da parte della Lazio. Parte il tiro, blocca a terra Bertosi. In questo momento l'arbitro Michelotti ordina la chiusura delle ostilità. Olimpico, grazie, a voi Roma. Ecco, finisce in questo momento la partita.